dottor Marco Storari. In questo video presento il poster dal titolo Efficacy of Local Clonazepam in the Treatment of Burning Mouth Syndrome, Review of Current Evidences with a Case Report. Il poster è stato presentato in occasione del 44esimo Congresso Nazionale AISD ed è stato realizzato presso il Centro del Dolore Orofacciale dell'Università di Cagliari, direttore professor Vincenzo Piras, responsabile dottor Domenico Viscuso. Al lavoro hanno inoltre partecipato il professor Valentino Garau e il dottor Agostino Garau. Lo scopo è quello di fornire un background sulla sindrome della bocca che brucia, una patologia misconosciuta che può avere dei risvolti clinici talora particolarmente invalidanti in chi ne è affetto e che comunque coinvolge un soggetto ogni mille nella sua prevalenza e soprattutto presentare il protocollo terapeutico a base di clonazepam locale da noi utilizzato. La sindrome della bocca che brucia è definita come una sensazione intraorale ricorrente, disestesica e o bruciante, presente ogni giorno per almeno 2 ore per una durata di almeno 3 mesi in assenza di segni obiettivabili all'interno del cavo orale. La diagnosi clinica e patognomonica a tal proposito è la sintomatologia riferita dal paziente che è quella di avere peperoncino perennemente in bocca. Come anticipato dunque, i sintomi tipici della patologia sono quelli di una sensazione bruciante intraorale oppure disestesica che può associarsi a disgiusia, ovvero un'alterazione del gusto, e o xerostomia, una riduzione della salivazione più o meno marcata, con una localizzazione esclusiva alla lingua, in tal caso si parla di glossodinia, e può essere a sua volta localizzata in una porzione o coinvolgere l'intero corpo linguale, generalmente parte in una zona localizzata e poi coinvolge l'intera lingua, oppure può essere generalizzata e coinvolgere una parte più o meno ampia dell'intera mucosa orale. Il paziente tipicamente affetto da sindrome della bocca che brucia è di sesso femminile dopo la menopausa, talora con ipovitaminosi, carenza di ferro, oppure affetta da diabete o da altre patologie autoimmuni. Tuttavia il background eziologico non è ben conosciuto di questa patologia, al contrario della patogenesi, dove si sa che è dovuta ad una sensibilizzazione, un'attivazione spontanea del recettore TRPV1, recettore sensibile alle elevate temperature e alla capsaicina, appunto la sostanza che dà quella sensazione di piccante tipica del peperoncino. Allo stato attuale non esiste in letteratura un consensus circa l'approccio terapeutico per pazienti affetti da sindrome della bocca che brucia. Le benzodiazepine sono dei farmaci che sono stati indagati tuttavia non in maniera approfondita per il rischio di creare un'addiction in questi pazienti proprio perché vanno seguiti nel tempo e richiedono spesso un approccio terapeutico a lungo termine. Sebbene il clonazepam utilizzato localmente in pochi trial clinici condotti ha dimostrato un'efficacia superiore al placebo, sia nel breve termine, appunto 14 giorni, 2 settimane, sia in follow-up più lunghi a 3-6 mesi, in assenza di marcati effetti collaterali, soprattutto sonnolenza, ma soprattutto in assenza di segni di addiction. Il protocollo da noi utilizzato nel nostro centro prevede l'assunzione di compresse di pari a 0,5 mg di clonazepam ogni 3 ore, succhiate per 1 minuto e mezzo, 2, dopodiché sputate, in modo tale da massimizzare l'effetto locale e ridurre al più possibile l'effetto sistemico, per quanto non può essere completamente eliminato. E questo è stato fatto anche nel caso clinico che andiamo a riportare. Donna di 56 anni, affetta da lupus in menopausa, affetta da lupus eritematoso sistemico, la quale nel novembre 2020 è stata ricoverata in pronto soccorso a causa di un'esacerbazione sistemica e grave della patologia stessa, che l'ha portata a sviluppare anche una stomatite severa all'interno del cavo orale. Dopo un adeguato trattamento, nel giro di poche settimane si è avuta una remissione della sintomatologia completa, compresa la stomatite orale, ma la donna ha aumentato il persistere di un dolore di grado severo all'interno del cavo orale associato ad un aggravarsi di sensazione di disgiusia, ovvero un'alterazione nella percezione del gusto che progressivamente l'ha portata a smettere di alimentarsi. A febbraio 2021, dopo soli 3 mesi, la paziente si è presentata alla nostra osservazione dopo aver perso 9 kg e arrivata a pesare 46 kg, con tuttavia livelli di emoglobina abbastanza preoccupanti, intorno a 7 grammi su decilitro, il che la mettevano a rischio di trasfusione. Dolore soggettivo è stato riportato pari a 8 su 10 sulla scala VAS.
A seguito di un'attenta valutazione clinica, la paziente è stata diagnosticata sindrome della bocca che brucia ed è stata inserita nel protocollo terapeutico riportato in precedenza. Come si può vedere dalla foto della scala VAS della paziente, nel giro di 25 giorni il dolore è notevolmente diminuito, per poi diminuire progressivamente e in maniera notevole anche nei 2 mesi successivi. Di pari passo anche la disgiosia è migliorata notevolmente, tant'è che la paziente ha ripreso ad alimentarsi progressivamente in maniera normale e recuperare 5 kg nel giro di 4 mesi, con l'emoglobina che è tornata ad attestarsi su valori fisiologici. A questo punto la paziente è stata educata a ridurre la posologia del clonazepam e ad assumere una sola compressa ogni 5 ore, fino al mese di maggio, quando la sintomatologia dolorosa, come si può vedere, è scomparsa, e a quel punto si è detto alla paziente di interrompere l'assunzione di clonazepam. A giugno è stata rivista ed è stata confermata l'assenza di sintomatologia dolorosa. Il presente trial clinico, dunque, dimostra, case report, dimostra come il clonazepam utilizzato a livello locale minimizza l'effetto sistemico della stessa dal momento che la paziente stessa non ha sviluppato nessun sintomo di sonnolenza né segno di addiction, ma massimizza l'effetto locale. Ovviamente l'assenza di sintomatologia dolorosa dopo 2 mesi non deve far cantare vittoria, la paziente va seguita nel tempo, la sindrome della bocca che brucia, come tutti i dolori di natura neuropatica, può essere imprevedibile, ha una storia riportata in letteratura di una remissione spontanea nel 50% dei pazienti a distanza di 5 anni e può avere un andamento a sali e scendi. La paziente va dunque seguita nel tempo, qualora si dovesse ripresentare in maniera progressiva la sintomatologia, si fa rientrare la paziente stessa, ovviamente nel piano terapeutico presentato.